Iniziamo subito con qualche cenno storico. Dall'Università di Siena che cosa portiamo? Ma diciamo subito una cosa, la mozzarella all'inizio era di bufala o era di latte vaccino classico? È nato prima l'uovo o la gallina? Io direi che forse secondo gli studi che sono stati effettuati ci troviamo di fronte a un prodotto che almeno all'inizio non era così importante nella sua distinzione. Sembra che già nel V secolo a.C. sia arrivato in Magna Grecia al seguito dei coloni che arrivarono appunto dalla Grecia e lì si trasformava del latte in latte fresco. Facendo un formaggio filato, c'era già questa tradizione. La prima informazione del tipo di nome mozza la si ritrova nel 1100, dove in un monastero di Capua c'è un documento che ricorda appunto che veniva data ai pellegrini che andavano in un giorno particolare in visita lì della mozza o provatura, che rappresentava quindi un dono fatto per coloro che visitavano il santuario o il monastero. Allora ci troviamo di fronte, lo ricordo subito, a un prodotto fresco, ritenuto un sottoprodotto della provatura, cioè la prova della stagione dei formaggi come il caciocavallo. Mozzarella di bufala, perché mozzarella? Perché si chiama mozzarella? Bufala, vaccina, insomma adesso vedremo, ce ne sono tante. Mozzarella, per quello che stava dicendo Aurora il professore, perché è mozzata. Sto vedendo il professore che ha praticamente... Azzannato. Sì, ho visto, ho azzannato. Inforchettato. Scusa, ho azzannato una mozzarella di bufala. La bufala. Scusa, ma non ho capito, alla fine hai detto nasce prima la mozzarella di bufala, nasce quella la vaccina. Ma poi tu pensi mi hai raccontato tutta la storia, ma non ho capito esattamente. Scusa, ma chi è nato prima? Allora, tu pensi che i contadini o coloro che prendevano gli animali facessero questa distinzione fra la vacca o la bufala? Di sicuro la bufala sappiamo che è arrivata verso il 1100, si è diffusa nel meridione d'Italia e dalla bufala, che era un animale che aveva le zampe grosse, quindi riusciva a stare con facilità nelle zone paludose e aiutava il contadino nel lavoro. Di conseguenza noi abbiamo un prodotto che era trasformato da un animale da lavoro, un prodotto che era fondamentale per la sopravvivenza della comunità. Fondamentale per la sopravvivenza della comunità. La mozzarella di bufala campana, la possiamo definire anche questa un grande oro bianco? Certo, no, la dobbiamo definire un grande oro bianco. Questa è una cosa, credo, scusate, se no siamo troppo tecnici, diventiamo assolutamente alti in tutti i sensi, ma alla fine... Lei è già alto, professore. No, mi abbasso e le dico questo, va bene, facciamo così? Dico questo, noi ci troviamo di fronte a uno dei nostri patrimoni italiani, andiamo nei musei, andiamo in tutti Cappella Sistina, gli Uffizi. Io direi che sarebbe giusto per la gente capire che abbiamo i musei a cielo aperto, che sono dove ci sono gli animali, dove si fanno quei prodotti di quel territorio. Io vado, vedo l'ambiente, vedo tutto quello che mi circonda, mangio quel prodotto in quel territorio e io ricevo un'emozione che mi rimarrà per sempre. È il valore italiano questo, cioè è il nostro made in Italy. Beh, non è solo l'abito. Non solo quando andiamo ai musei, però, no, sempre. No, è importante anche mangiare, cara, stare a vedere. Assolutamente, mangiare bene, mangiare italiano e mangiare la mozzarella.